Benvenuti a tutti alla nuova puntata di Lezioni di Stile. Irina Tirdea con voi anche oggi nella vigilia di Natale. Come promesso, questo Natale di abbracci virtuali comincia proprio da oggi. E visto che quello che ci sta più a cuore, un tema molto importante, sto parlando dell'amore, non potevamo invitare solo un esperto, un scrittore, un grande scrittore, Marco De Ola. Buongiorno. Buongiorno Irina, buongiorno a tutti. Grazie mille perché hai accolto il nostro invito anche oggi nel giorno della vigilia di Natale. Siccome per noi questa edizione speciale di queste feste, visto che l'abbiamo cambiato praticamente 3-4 volte con i nuovi DPCM purtroppo, però ecco che riusciamo a essere accanto nel aprire le porte, no, dei nostri telespettatori anche oggi in giorno di festa. E vogliamo parlare con te di un tema molto importante che tu tra l'altro l'hai anche sviluppato nel tuo libro che oggi lo presenteremo. Un altro romanzo che sta per avvenire, giusto? Ma io lascio la parola a te, Marco. Raccontaci un attimo il tuo storico, se lo vogliamo. Come nacque quest'amore per la scrittura, la letteratura? Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie dell'invito. Grazie Irina, grazie a tutti. Un abbraccio virtuale a tutto il pianeta che in questo momento ne ha veramente bisogno. Niente, io mi chiamo Marco De Ola, questa mia passione è scaturita dal fatto di un dono che ho avuto sin da piccolo, che però nel corso degli anni io, diciamo, per quello che è stato il mio percorso, che non è stato facile, a volte ho rifiutato e a volte ho negato. Proprio toccando la tematica dell'amore, vorrei dire questo alle persone: in noi è insito in tutti noi l'amore, e la pace, la serenità e l'amore incondizionato anche verso gli altri, no? Spesso e volentieri, soprattutto di questi tempi, lo vediamo, si fa molta fatica ad esprimere ciò che l'anima in realtà vorrebbe esprimere, perché siamo condizionati. E una determinazione, una parola chiave che vorrei usare, anzi due, sono la paura e la fede. La fede è credere in ciò che non si riesce a vedere o non si vuol vedere, e la paura è il blocco che determina questa fede, cioè l'espansione di questa fede. Quindi la definizione dell'amore, secondo Marco De Ola, sarebbe proprio la definizione dell'amore, cioè dell'umanità, è la chiave, no, di quello che ci accomuna, ma a maggior ragione di quello che stiamo vivendo adesso, no? Che sì, tu hai trattato di metterlo in atto. Ci puoi far vedere ai nostri telespettatori il tuo libro, lo presentiamo un attimo. La sorgente magica, fantastica, anche il nome, il nome dice tutto, no? E c'ha la parola d'onore, l'amore. Come hai definito questo amore nel tuo libro, Marco? Io, se mi è permesso, vorrei leggere a tutti quanti la prefazione di questo libro, che molto spesso io faccio più fatica ad esprimere le mie parole che scrivendo. Ho più fluidicità nello scrivere, perché è come se... Ecco, ma ognuno c'ha il suo stile, no? Noi sempre lo diciamo, queste lezioni di stile, ormai tutti lo sanno, non è un discorso di moda, ma no, è di visione, e ognuno si deve trovare il suo stile. Ecco, Marco trova benissimo esprimere i suoi pensieri, i suoi valori, i suoi sentimenti in scrivere. Ti ascoltiamo, Marco. Grazie, Irina. Prefazione. In questo libro di poesie l'autore Marco De Ola consegna nelle mani del pubblico di lettori un messaggio d'amore, e qua l'ho scritto con una A maiuscola. L'autore sostiene che per quante avversità e difficoltà nel trovare la giusta dimensione dell'anima nel contesto della vita,
l'amore possa essere l'arma più potente che un essere umano disponga per raggiungere l'idea della gioventù eterna. Colei o colui che ricercano l'amore vivono in un mondo dove il sogno assume aspetti talmente reali che riescono, avvolti da un manto magico, a cambiare la realtà circostante, allontanando da se stessi elementi di negatività. Scusate. L'autore afferma e rimarca il concetto che non sempre la realtà che viviamo è quella reale, ma bensì quella che ci hanno imposto sin da tenera età e che non rappresenta per l'individuo la libertà. Un proverbio che spesso cita l'autore proprio in riferimento a questo concetto, che è un proverbio che ho scritto io tanti anni fa, è: ricorda, tutto ciò che vedi non esiste, tutto ciò che non riesci a vedere è la pura realtà. Questo è il concetto dell'amore. Fantastico, fantastico. Questo chiederei alla regia di aiutarci con questo proverbio, di andare in onda, perché è veramente meraviglioso. E questo sarà, mettiamola così, la nostra prossima puntata, se lo vuoi, Marco, da svilupparlo proprio, ma è molto più complesso. Mi sì. viene spontaneo di chiederti, visto la situazione che noi la stiamo vivendo, ma proprio oggi, no? Per sì. questo Natale di abbracci virtuali, dove veramente tantissime persone, come i familiari, i cari, ma anche tanti coniugi, fidanzati, si sono ritrovati veramente lontani, perché nessuno non ha pensato a loro di dargli una soluzione. Eppure questo amore può vivere? Sì, può vivere. Può vivere, ne ho la prova vivente di quello che mi sta accadendo appunto in questi giorni. Io ho creduto nell'amore, cioè a livello relazionale mio personale posso raccontare questa esperienza, nonostante tutte le difficoltà che ci siano state in questi due ultimi anni, ho sempre sostenuto che l'amore vince sempre. E non più lontano dell'altro giorno l'amore ha vinto. Ottimo! Quindi devo capire che ti dobbiamo fare gli auguri, Marco. Come si chiama la fortunata, la tua sposa? La fortunata è la donna a cui ho dedicato questo libro, nonostante, ripeto, tutte le difficoltà, la dottoressa Maura Trotti. Salutiamo Maura Trotti. E ringraziamo per l'ispirazione che l'hai dato al nostro caro Marco De Ola, e speriamo sì. che i prossimi romanzi saranno sempre una parte, no, della vostra vita. È sempre piacevole, no, di il romanzo, l'artista che fa parte delle sue opere. Il romanzo che sto scrivendo ha un titolo specifico ed è Il coraggio di amare, perché io ritengo che per amare ci voglia coraggio. È un po' come la pubblicità: facile vincere facile, è più bello vincere se è difficile. È bello e molto difficile da raggiungere, esatto. Perché è l'amore, ma lo sappiamo che nella guerra e nell'amore tutto è concesso, esatto. No? È importante di raggiungere l'obiettivo. E per quanto riguarda questi tempi qui, alla domanda che mi hai mai fatto, Irina, io ho detto di sì, che è possibile, perché io ho una visione di questo tipo. Io interpreto l'universo come se fosse un grande wifi, che non ha niente a che vedere con i wifi che ci propongono le varie case. Sì, ma concedimi che la metafora è ottima, come un wifi. È un direi wifi. Anche lo slang, no, utilizzato è molto attuale, molto contemporaneo, quindi devo capire che il mood, no, non ho avuto ancora l'onore di leggere il tuo libro. Spero che ci darai delle informazioni dove lo troviamo per appunto approfondirlo,
perché già, no, diciamo così, non è utilizzato una letteratura di vecchio stampo, no? Quindi è molto attuale, ecco. In questo grande wifi vi è una connessione, è una connessione universale. C'è da dire questo, che per quanto riguarda la mia visione, che poi era la visione anche ancestrale, che poi ritornerà nei tempi futuri, ed era stata una visione anche di un grande uomo come Einstein, no? Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, dove la legge della relatività non è altro che, non è una sua creazione, ma estrapolata dall'universo e presentata all'umanità, questa connessione la possiamo avere tutti. E il proverbio mio finale della pagina della prefazione ne cita proprio l'esempio: se si ha la volontà e il sacrificio, lo sforzo di credere e la fede di credere che questa connessione esista, la connessione c'è. Il punto determinante è: io voglio collegarmi a questo wifi, se voglio collegarmi, i doni che ricevo sono enormi e spropositati, di una grandezza che a volte possono anche spaventare il semplice essere umano. Non immaginavo che mi succedessero delle cose nella vita. Quotidianamente io ricevo doni, esco cercando di rimanere in ascolto di questo wifi e quotidianamente ricevo doni, regali, ma incondizionatamente, senza l'aspettativa. Io dico sempre alle persone che il sogno non è brutto in se stesso, sognare è bello e gratuito. Poi ci sono due, è composto da due desideri, secondo il mio punto di vista: il desiderio incondizionato e il desiderio con aspettativa. Il desiderio incondizionato mette in posizione il sogno di compiersi, perché tu non poni condizioni, quindi lasci libero il sogno, tu esprimi all'universo il tuo sogno e l'universo ne accoglie questo desiderio. Se il sogno si esplicita con un desiderio di aspettativa, la cosa diventa più complessa, perché nel momento che io mi aspetto che l'universo risponda al mio desiderio di realizzare il mio sogno, non funzionano così le cose. L'universo ha i suoi numeri, funziona perfettamente. Sono io che vado con la mia aspettativa a rompere un meccanismo che non è così. Devo lasciare fluire, e quindi questo è anche per me l'amore. L'amore è: tu doni, chiedi all'universo. L'universo accoglie, vede che sai donare, ti dà in base a quello che tu doni. È una frase che vorrei dire. E ricevere, no? Anche se sì. È matematica, no? La nostra contabilità. È matematica. È questa, perché noi siamo delle matrici, no? Cioè dobbiamo dare per poter ricevere. Quindi esatto. È assolutamente normale. Dobbiamo, per essere ascoltati, dobbiamo ascoltare, e così avanti. Ecco, anche oggi siamo qui a dare questa opportunità, no, al nostro Marco Deola di esprimere, no, il suo concetto dell'amore, ma più che altro di mandare quel messaggio, il suo contributo, ecco, mettiamola così, il suo regalo di Natale verso la nostra grande rete. Perché grazie, lui ha già dato, no, verso il nostro wifi. Mi fa emozionare così. Cioè. E li fa funzionare. Devo dire, giusto per fare una battuta, che oggi la nostra connessione è delle ottime, ma perché trattiamo di dare un messaggio positivo, costruttivo, ma più che altro di trattare di stare accanto a voi, cari nostri telespettatori. Lo so, siamo in mondo virtuale, ma possiamo esserci. Vi devo raccontare anche il mio incontro con Marco Deola, che è stato un battibecco, no, in prima fase, proprio per questa ragione. Siccome ci accomunava il fatto che noi non siamo d'accordo con vivere le cose in modo virtuale
è molto forte, uno per ognuno nella sua visione, e ci siamo scontrati proprio su questo, perché volevamo rimandare questa puntata sempre quando c'era il momento da potersi vedere in studio normale, no? Come voi lo sapete, la nostra televisione tradizionale. Però io ho provato di mandargli il messaggio giusto a Marco, lui l'ha ricevuto, mi ha ascoltato, e oggi ci stiamo dando un dono a vicenda di essere presenti anche in modo virtuale, ok, per poter essere accanto a voi, no? Aprire le porte di casa vostra oggi in giorno di festa, di mandarvi questo messaggio, che l'amore esiste. Ci dobbiamo credere, dobbiamo dare per poter ricevere, ma più che altro di amarsi a se stessi. Io parto da questo. Tu cosa ne pensi, Marco? Grazie Rina, le tue parole sono molto sagge e devo dire che in base a quello che hai detto, il nostro primo incontro, per poter ascoltare quello che hai detto, ho praticamente subliminato il mio ego maschile, ho ascoltato il mio lato femminile e mi sono lasciato, cioè sono contenta che sono riuscita a portare l'obiettivo, mi sono arreso per vincere, ho detto no, cioè qui tu ascolti la tua parte femminile, che è la parte della preservazione della vita, e per un attimo lasci il tuo ego maschile a casa, per favore, e ho detto può succedere, e ho fatto questo perché è vero, il primo incontro non è stato ma mi metto così, non è... ho capito anche in base alle mie esperienze, anche ai miei fallimenti, che come si suol dire, essere testone nella vita e continuare a vedere una sola visione non mi fa collegare a quel tipo di wifi di cui prima parlavo, quindi mi limita, mi crea delle paure superiori a quelle che io potrei già eliminare di fatto. Quindi esatto, ci stiamo creando una zona comfort tra cui non riusciamo a uscire, si crea questo gap. È una fly zone, sì, giusto, vedi, siamo pieni di espressioni, degli slang, delle parole molto molto attuali, ecco, trattiamo di parlare no, nel linguaggio della nostra rete, no, per poter ricevere quel like. non si è registrato, ricordiamo ai nostri telespettatori, lo so che è visibile comunque la nostra puntata, ma per chi non si è registrato al nostro canale, la nostra televisione Iris TV, fatelo, perché solo così date un contributo. Noi senza di voi non possiamo esistere, i nostri invitati, no, non possono esistere senza il nostro pubblico. Quindi fateci questo dono per Natale, registratevi al nostro canale. Ricordo a chi è appena entrato, no, a guardare la nostra puntata di oggi, che il nostro invitato di oggi si chiama Marco Deola, un scrittore. Parliamo dell'amore. Ho trattato oggi anche da un punto di vista dello stile di mettere questo tocco di Natale, amore, quindi non poteva mancare il rosso, no? Anche se il nostro marchio Iris ha sempre avuto, no, la sua... il suo tocco di colore rosso, no? La nostra scarpetta, il stiletto rosso che sposa la nostra causa contro la violenza, ma non solo sulle donne, la violenza generale, che noi l'abbiamo visto purtroppo in tantissimi casi, una mancanza di amore a 360 gradi, specialmente in questo periodo. Non è possibile di sentire ancora nel 2020 di violenza in famiglia, tra i coniugi, anche tra i ex fidanzati o gli sposi. Non è possibile. Una tematica forte. È una tematica forte, però sembrava giusto di affrontarla anche questa, Marco. Ho dovuto affrontarla io questa. In passato mi ha insegnato una cosa grande, un proverbio che mi è stato detto tempo fa, che
in base alle paure, ci sono stati dei momenti dove i demoni ti parlano, io lo voglio esprimere così, ma alla quale io non ho dato ascolto. Questo proverbio dice: ricordati che un uomo è uomo anche se una donna lo picchia. È vero, è vero. Come esiste anche il reverso della medaglia, che una donna non si sfiora neanche con un fiore. È vero, sono tematiche molto forti, però hanno sempre una base, no? Un mito comune che si chiama amore, quindi senza amore non possiamo vivere. E non stiamo parlando solo di amore tra i coniugi, no? Tra i vari sessi, cioè parte anche dall'amicizia, parte anche nella famiglia, tra i colleghi, tra i vicini. Abbiamo visto di tutto e di più anche in quest'anno. L'umanità ha dato il peggio di sé, dobbiamo dirlo, ha dato il peggio di sé, ma perché no? Dobbiamo dire e dobbiamo applaudire, imbracciare anche quelli che hanno dato più di quanto potevano dare. E mi viene spontaneo di ricordare tutti i nostri cadri medicali, sanitari che veramente hanno dato la vita in questo periodo, per tutti quei volontari che non era il loro mestiere, ma l'unico mestiere era il buon senso e la umanità, che l'hanno fatto veramente neanche non essere pagati. Quindi ricordiamoci questo, tutto quello che l'abbiamo vissuto. Mi viene in mente Bergamo, evidentemente, perché ci accomuna questa città, ma anche tutto il disastro che c'è stato, no? E che c'è sempre una parola alla base, è sempre l'amore che la troviamo dappertutto. Nella Bibbia ricordiamo le parole, no? Che dicono che Dio si trova anche sotto un sasso. Non dobbiamo fare la croce, no? Ai volti dipinti. Quindi l'amore è dappertutto. E l'amore non solo per i cristiani, no? Cioè per qualsiasi etnia, per qualsiasi religione, per qualsiasi lingua. Cioè quello che lo stiamo vivendo non succede solo in Italia, succede in tutto il pianeta. E perché non c'è l'amore? Ecco perché ci troviamo anche oggi di nuovo rinchiusi, di nuovo ancora non risolto questo problema, che non succede solo in Italia, ma succede dappertutto, perché c'è una grande carenza di amore. Sono pienamente d'accordo. Sono pienamente Io vorrei d'accordo. prendere una piccola pausa, sono i nostri obblighi di rete, però voi restate qui nel salotto Iris TV, fra 30 secondi precisi siamo di nuovo in onda, quindi state qui con noi. 29, 28, 27.